Dal Vangelo secondo Luca. Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. La parola di Dio ci raggiunge anche oggi, e ci raggiunge con un ammonimento da una parte, ma anche con tanta consolazione dall'altra. È parola che è luce, e quindi lasciamo che illumini i passi di questa nostra giornata. Gesù si rivolge ai suoi discepoli innanzitutto e li chiama amici miei. Anche oggi ognuno di noi si senta chiamato amico o amica. E poi gli dà loro un ammonimento e dice: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. La parola ipocrisia viene da un termine greco, hypocrisis, che significa che era all'inizio una maschera usata nel teatro. Pensiamo a una maschera che veniva quindi indossata dall'attore per amplificare la propria voce. Di conseguenza l'attore aveva una doppia faccia, aveva la faccia vera che non si vedeva e la maschera invece che era visibile a tutti. Da qui, da questo uso, da questa maschera, il termine è passato a significare appunto un atteggiamento dell'uomo per cui si è doppi. Dentro siamo in un modo e fuori mostriamo altro. Ecco, Gesù quindi ammonisce i suoi, e quindi anche ognuno di noi, a non essere ipocriti, a non essere doppi. Proprio perché la doppiezza lui la definisce come un lievito. Che cos'è il lievito? Il lievito è una piccola quantità che, messa in una quantità più grande di farina, la fa quindi crescere, germogliare, la fa quindi crescere, la fa lievitare. Ecco quindi che l'ipocrisia potrebbe essere, se noi appunto ne facciamo uso, un lievito, contagiare chi abbiamo intorno. Ecco, il Signore oggi ci ammonisce: guardatevi dal lievito dei farisei, che è appunto l'ipocrisia. E poi nella seconda parte del Vangelo dice: però non temete, voi valete più di molti passeri. Questa parola ci consoli. Veramente noi davanti a Dio, nel suo cuore, valiamo tantissimo, vogliamo tutto. Noi siamo il pensiero di Dio, i nostri nomi sono scritti sul palmo della sua mano, ci dice appunto la parola di Dio. Ecco, questo ci sia di consolazione oggi: la mia vita, la mia persona, tutta la mia storia è nelle mani di Dio, perché vale molto più di quanto io creda. Ecco, quindi oggi con stupore proviamo a ripetere i versetti del Salmo 8, che dice: chi è l'uomo, Dio, perché tu te ne ricordi, perché te ne dia pensiero?